un caso che la tua migliore prestazione quest'anno, almeno dal punto di vista soprattutto dal punto di vista offensivo, sia arrivata con una presenza più consistente anche in termini di minutaggio da parte di William Mosley? Sì, diciamo, sì, loro devono stare più attenti adesso anche magari sul pick and roll, che se non la palla dentro quelli schiaccia, quindi devono aiutare di più, io ho più spazio, ma io come gli altri abbiamo più spazio, abbiamo... Adesso ci stiamo anche trovando meglio a livello di gioco con i nostri schemi, quindi se giochiamo così possiamo veramente battere chiunque, se giochiamo così con la nostra intensità anche in difesa, comunque siamo contento con la prestazione, però grazie ai compagni e a tutta la squadra ha fatto una prestazione super stasera. Comunque tu ti senti più in forma rispetto all'inizio campionato, o era soltanto questione di avere o non avere Mosley vicino? No, diciamo che anche una squadra nuova dove tutti non ci conoscevamo all'inizio, venivamo ognuno da una squadra diversa, quindi dovevamo conoscerci, dovevamo impostare il nostro gioco e pian piano ce l'abbiamo fatta, anche all'inizio non abbiamo fatto partite a parte con Trento o a Biella che mi ha fatto più fatica, abbiamo perso contro Torino per episodi alla fine, a Capodonnando e anche lì alla fine, quindi era soltanto questione di conoscerci meglio, secondo me fuori, dopo il primo tempo nel quale avevo un approccio un po' molle, cosa vi ha detto veramente nello spogliatoio? Ma più che molle, loro ha fatto sempre canestro, loro di tabella, tutto sempre canestro, 48 punti mi sembra, sì. Quasi. Eravamo preoccupati che continuassero a fare sempre canestro, poi dovevamo giocare come sappiamo, alzare sì, di più a livello della difesa, però sì, ripeto, se giochiamo così sempre intensi come sappiamo, come il nostro DNA, va bene. Ecco, in attesa che finiscano tutte le partite, la sensazione è che la classifica vada compattandosi sempre di più e voi vi avvicinate sempre di più alla zona playoff. Tu dici che se giocate così sarà difficile, insomma, per qualsiasi squadra battervi. L'obiettivo adesso vostro chiaramente è arrivare sempre più su. Sì, sì, il nostro obiettivo è arrivare sempre più su, però il campionato questo è difficilissimo, dove bisogna rimanere umili e continuare a lavorare a testa bassa e giocare come sappiamo. Perché ogni partita abbiamo visto Trieste, tutti l'hanno per spacciata, hanno vinto tre partite, a Torino, in caso con Barcellona, a Capodorlando, quindi un campionato strano, stare lì concentrati ogni domenica e continuare a lavorare. Simone, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, anche nell'ultimo spogliatoio sei consapevole che il trend, insomma, rispetto all'inizio stagione è... Sì, sì, sicuramente abbiamo avuto un inizio difficilissimo, anche perché avevamo un calendario non facile, una squadra tutta forte. Adesso dobbiamo recuperare il terreno, lo stiamo facendo e sì, stiamo andando meglio sicuramente, questo ci deve dare la spinta per andare sempre meglio. Senti, adesso arriva questa trasferta a Forlì che rappresenta per te da un punto di vista personale, visto i tuoi trascorsi con la squadra spagnola. Sì, sarà sempre emozionante giocare a Forlì per me, perché ormai è la mia famiglia lì, quindi almeno non è la prima volta che ci gioco, quindi le emozioni sono già andate via. Però dai, andare a fare un'altra partita, perché anche Forlì non è una squadra facile da giocare, anche l'ambiente è un pubblico caldo, la palafiera è un palazzetto che se si esalta si fa fatica, quindi dobbiamo andare là a giocare la nostra partita. L'inserimento di Rodney Green, può essere, capisci la domanda, pericoloso da un certo punto di vista, visto il tipo di giocatore di cui più parliamo, un po' ma accentratore direi. Io penso che potrebbe essere pericoloso, però penso che anche lui è un ragazzo intelligente, vorrà anche lui inserirsi in questo tipo di gioco, quindi anche perché per lui è più semplice trovare più spazio se rientra in un sistema di gioco, quindi penso che non ci sarà un problema, lo spero almeno.